In relazione alle misure adottate per far fronte all'emergenza e alla crisi socio-economica causata dalla pandemia, rispetto ai quattro gruppi di lavoratori vulnerabili considerati nella nostra attività di ricerca, si può evidenziare che anche nell'emergenza i lavoratori più tutelati sono stati i lavoratori con contratti di lavoro standard a tempo indeterminato. E infatti il rapporto di lavoro di questi lavoratori è stato tutelato tramite il blocco dei licenziamenti e forme di sostegno al reddito in caso di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa, misure più volte prorogate fino al giugno del 2021. Nonostante questo, è ovvio che, specialmente per i lavoratori con basse retribuzioni, può essere risultato e può essere tuttora problematico, il protrarsi di strumenti come la cassa integrazione che garantiscono solo una parte della retribuzione. Al contrario, gli altri gruppi di lavoratori sono ancora meno tutelati e tuttavia in questa occasione sono state adottate alcune misure in un'ottica più universalistica con l'intento di contenere appunto le conseguenze sociali negative derivanti dalla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. E anche questi lavoratori infatti hanno conosciuto forse per la prima volta tutele più ampie, come nel caso delle tutele economiche introdotte a sostegno dei lavoratori autonomi o dei lavoratori intermittenti occasionali. A tale proposito, permettetemi di richiamare, una frase utilizzata nel rapporto sul lavoro non standard e il lavoro autonomo nell'Unione Europea da parte dell'Osservatorio Sociale Europeo e dello European Trade Union Institute. Che utilizza una frase forse un po' forte, ma piuttosto efficace per descrivere le tutele di carattere sociale introdotte per far fronte alla pandemia. In questo report, parafrasando George Orwell, si dice che per quanto riguarda l'accesso alle tutele sociali, tutti i lavoratori sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Questo per dire che ancora una volta i lavoratori cosiddetti non standard o flessibili e i lavoratori autonomi risultano effettivamente essere meno tutelati e quindi in queste circostanze più colpiti dalla crisi economica. Altre misure adottate per far fronte all'emergenza sono state quelle dirette a consentire ai lavoratori di prendersi cura dei figli nei periodi di sospensione dei servizi educativi e scolastici, come il congedo Covid o lo smart working, se anche quest'ultimo può essere effettivamente annoverato tra gli strumenti diretti a consentire la cura dei figli. Nonostante questo, come già accennato, la pandemia ha comunque colpito maggiormente il lavoro delle donne.